Certo, Cristian, sì, ti ringrazio allora per il doppio follow, troppo gentile, grazie per il doppio follow. Tra l'altro, come detto, ne manca uno solo di followers ai 350, eh. Ormai ci siamo e veramente grazie, grazie, grazie mille. Allora, intanto vado a completare un po' il disegno. Chiudo le gabbie per darmi un senso di completezza al volo. Sotto non la metto la gabbia, era solo indicativa. Caduta una scatola. Sotto le gabbie sono indicative solo per dirmi dove disegnare, però non le vado a chiudere. Sopra invece sì. Sopra sì, tra l'altro con un pennellino tutto finito, ora non sta lasciando neanche il pigmento, l'inchiostro. Devo fare tre giri per mettere un po' l'inchiostro. Allora, grazie Matria per avermi seguito, grazie mille. E io confermo che siamo arrivati ai 350 followers in punto e veramente grazie, grazie, grazie mille, siete fantastici. Sto in live ancora 20 minuti, un po' di tempo ce l'è. Quanti fumetti hai fatto? Allora, ho fatto questo qua con un fumetto. Questo qua che è un fumetto, è pubblicato 11 mesi fa. Poi, ciao PWPWV, benvenuti in live, welcome to my live. Comunque ho fatto questo qua con un fumetto pubblicato 11 mesi fa e l'anno prima, cioè 2 anni fa ormai, ho fatto un libro che è questo qua. Quindi per il momento ho fatto un libro e un fumetto. Per il momento ho fatto queste cosine qua. Ciao, io ho saltato a scuola. Ma no, Rosana, ma cosa dici? Ma non si salta a scuola. Ma non si salta a scuola, è importantissima la scuola. Intanto ciao anche a Valentina, benvenuti in live. Benvenuta Valentina, benvenuta. Sì, faccio ancora 20 minuti, ancora un pochino di live ce l'ho. Riesco a stare ancora un pochino in live, sei davvero bravo, ti ringrazio Alessandro, troppo gentile, veramente troppo gentile. Ti ringrazio. Quanti anni hai? 21. Guardate, se avete domande su qualsiasi cosa, fate, 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 che vi rispondo. Pizza, sushi, pizza ovviamente, il sushi non l'ho mai mangiato. Il sushi non l'ho mai mangiato e non so se mai lo mangerò. Più che altro il pesce crudo non è... dentro di me non riesco. Guardi anche anime, certo che li guardo. Ne ho visti veramente tanti, in realtà adesso mi volevo fare un rewatch di Sword Art Online, che so che a molti non piace, posso capirlo perché l'inizio io lo trovo molto bello, tipo ad esempio di Sword Art Online, l'inizio è fantastico, dopo prende una piega un po' strana con gli altri mondi, le intelligenze artificiali, quindi diventa un po' strano, però di base era giusto per riguardarlo che saranno 5 anni che non lo guardo, una roba del genere. Ti ho messo 500 like, grazie Norettina! Ti ringrazio per i 500 like e grazie anche a Cristian Torino e Alessandro Romano, grazie a entrambi per avermi seguito, gentilissimi. Veramente grazie, grazie, grazie per il follow, siete fantastici. Non sono un gatto, basta termine il gatto. Ciao Cristian, sono Cristian, benvenuto. E what the hell you saying, what language is it? I speak Italian, I'm from Italy, and I speak of anime? In realtà I speak of Sword Art Online. And the entire life is about the question and the my comic. In the fact I drew a comic in this moment, I drew a comic and if you are a question of my comic, you can do. Sei fidanzato? No, sono single, sono troppo brutto per fidanzarmi. Intanto grazie a Giovanni per il follow e dai che allora possiamo provare a puntare ai 360 followers. Ne mancano in realtà 7 che sono leggermente tanti, 7 followers, io ne sono consapevole, però nel dubbio se qualcuno mi volesse aiutare a seguirmi, grazie, sareste fantastici. Datemi 2 secondi che cambia una cosa. 2 secondi, eh. Ok, ci siamo. Scusate, mi ero scordato di aprire la chat di YouTube. Comunque sei bravissimo a disegnare, ti ringrazio veramente tanto. Hi Tamil, welcome to my live, welcome to my... Oh cool, I'm Alpha Italia, off city, where city you can from? Scusate, I'm so bad in English, sorry. Intanto, per ora quante persone hanno acquistato sto libro? Ti ringrazio Anas per l'interesse, comunque ne ho vendute 157 di copie, se non sbaglio, in... 11 mesi, che per me è un risultato spaziale, veramente. Devi leggere le prime 3 pagine, te le leggo allora.
te le leggo subito le prime tre pagine. E fatemi ringraziare al volo anche Alessia per il follow. E con l'aiuto di Alessia ne mancano solo, che io ho il timer qua di fianco, 5. Mancano solo 5 followers con l'aiuto di Alessia. E veramente grazie. Grazie, grazie mille. E ora vi leggo le prime tre pagine. E mi raccomando, se nel mentre che me le leggo, appunto, anche solo qualcun altro di voi mi volesse aiutare a seguirmi, grazie. Comunque, quante volte hai ascoltato le storie di grandi attori e di come hanno raggiunto il tanto agognato successo? Anche io come futuro attore ho la mia storia, la storia di come ho vissuto l'esperienza più stravagante della mia vita, per ora. Da buon aspirante attore stavo cercando piccoli o grandi ruoli partecipando a numerosi casting online, finché un bel giorno, nuove mail, salve Federico, proprio col computerino, salve Federico, saremmo molto interessati a incontrarla per provinarla per un importante ruolo nel nostro film, le diamo appuntamenti a Demosa, saluti. La mia grande occasione, un provino d'attore per il film di rinomato regista, la mia ascesa alla vetta, non mi sarei perso quell'occasione per nulla al mondo. Sono dunque partito in direzione Demosa mettendo speranze di emozioni in tasca per portarli con me in questo viaggio, con tra l'altro la terza che è una delle mie tavole preferite. My grandparents came from Sicily? Sicily? Sorry, can't spell. La Sicilia, Sicily, certo, la Sicilia. La Sicilia è bellissima, ha fatto male andarsene dalla Sicilia, la Sicilia è veramente un gran bel posto. È l'unico posto che se diventerò, se andrò in pensione, se mai riuscirò ad andare in pensione con questi tempi qua, una bella casettina in Sicilia, arriva al mare, me la prendo. Poi dipende se ci avrò i soliti, ho messo 144 like, ti ringrazio Rosanna, troppo gentile, grazie Anno Damacrop, grazie per avermi seguito, grazie mille per il follow. E io confermo che ne mancano solo 4 allora adesso di followers. Ne mancano solo 4 e grazie, grazie, grazie mille. Ciao Sukuna 0999, cos'è queste emoji un po' particolari che mi hai mandato? Comunque dai che mancano solo 4 followers. Dove posso acquistare il tuo fumetto? È già uscito? Sì, intanto ti ringrazio per l'interesse Anna. Comunque è uscito 11 mesi fa. E costa 12€ per 181 pagine e si può trovare solamente su Amazon. Quindi banalmente o tramite il link in bio. O anche solo cercando Vita da comparsa nella barra di ricerca e grazie a chiunque mi volesse aiutare, sareste molto gentili. Si chiama Vita da comparsa al fumetto. Ti ho seguito su TikTok, grazie Rosanna, gentilissima. Ti ringrazio per il big aiuto e grande Martina, 450 like, grazie mille. E Martina, una rosa, ti ringrazio per la donazione. Allora, fatemi bere e poi continuiamo. Sono un po' cotto. Oggi non lavoro, lavoro sto pomeriggio. Tutto pomeriggio, infatti faccio la live adesso perché non credo che sto pomeriggio di riuscire a fare qualcosa di live. Ti ho seguito, grazie Martina, gentilissima. Ti ringrazio anche a te per il follow e fa aggiornare la pagina. Perché stavamo puntando ai 360 followers e ne mancano 3. Mancano solo 3 followers, grazie, che lavoro fai, lavoro in un fast food. Che chiudo la tazzina, lo so, questa è bellissima come tazza. C'ha tipo la faccettina che ride. E vabbè, dietro della Kinder, c'è la marca. Tazzina Kinder Ferrero. Però questa è veramente un gioiellino di tazza. Ce n'ho una anche di Shrek e poi si è rotta. Ciao Leonardo, benvenuto in live. Intanto ciao anche a Filippo, benvenuto in live. Filippo, benvenuto in live. E ciao anche a Rebecca. Tu leggi manga? Allora, al momento ne sto leggendo pochi perché ho comprato tanti fumetti italiani. Non so se hai visto, era uscito un mesetto fa un unboxing su YouTube dove compravo un po' di fumetti. E ho comprato tipo 20 spillatini italiani, quindi ora mi stavo leggendo quelli. Ho comprato dei Caglia, dei Samuel Stern per il momento. Ciao Botolo, benvenuti in live. Ma i disegni li fatti tutti tu? Yes, fatti al 100% da me i disegni. E in realtà è tutto fatto da me, quindi dialogo, disegno, testo, tutto quanto fatto al 100% da me. E ciao anche ad Alessandro, grazie per avermi seguito Alessandro, molto gentile. E io confermo che con l'aiuto di Alessandro ne mancano 2 di followers. Ormai ci siamo. Io sono italiano però mi piacciono di più i manga, ma sì, ma ci sta, anzi, più che altro che i fumetti italiani sono un po' particolari, vanno saputi presi e bisogna sapere anche quando iniziarli, perché ad esempio i Bonelli sono molto belli, però magari i primi volumi, tipo i Dylan Dog, i primi volumi sono spaziali, anche Tex, anche Martin Mister, ormai sono cose che vanno avanti da 20-30 anni minimo, quindi dopo un po'... I volumi nuovi non sono più così tanto belli, a differenza dei manga che magari quelli che durano di più magari hanno 70 volumi, i Tex, ci saranno già 700 volumi di Tex.
Oppure se sono gli italiani, i fumetti d'autore, come in realtà di base dovrebbe essere anche il mio, un fumetto d'autore, vuol dire tipo un bel volumone così autoconclusivo, che però è molto diverso da una storia manga bella complessa, bella, una cosa seriale che ogni mese esce. Dove posso trovare il fumetto? Ti ringrazio Rosana, si trova solamente su Amazon, però veramente grazie per l'aiuto che mi vuoi dare. E si chiama Vita da comparsa. Che liceo hai frequentato? Io ho fatto un tecnico, ho fatto un ITI sezione informatica, quindi in realtà di base sono un informatico. Non si direbbe, lo so.